Amici di Flora Spontanea, benvenuti. Siamo all'interno del Parco delle Madonie, sempre all'insegna, insomma, di questa rubrica, insomma, che abbiamo creato per la conoscenza della nostra flora, la nostra flora peculiare, la nostra flora selvatica. Parco delle Madonie, in particolar modo, siamo lungo il sentiero che conduce verso la seconda cima più alta della Sicilia. Mi riferisco al Pizzo Carbonara, che con i suoi 1979 metri sovrasta e controlla, insomma, tutto il comprensorio delle Madonie. Oggi 31 agosto 2018, un periodo abbastanza importante, perché siamo in una fase ben precisa in cui siamo proprio nella fine dell'estate, e con le piogge che sono avvenute recentemente, se siamo fortunati possiamo andare a incontrare prendere visione di alcune specie peculiari, ma in particolar modo ce n'è una che vorrei mostrarvi, ed è la rarissima Sternenbergia colchiciflora, una specie orofila che è presente nel sud Europa e nell'Asia occidentale, ma che da noi si trova in un contesto abbastanza particolare, localizzata prevalentemente, insomma, nelle cime più alte delle Madonie, ma anche stata localizzata, insomma, anche sull'Etna. Adesso noi andremo alla ricerca di questa specie, vediamo, insomma, speriamo di essere fortunati. Andiamo. Durante le nostre passeggiate in questo periodo, già siamo verso quindi siamo alla fine dell'estate, iniziano con le prime piogge, naturalmente, a manifestarsi in tutto il territorio siciliano, anche a bassa quota, devo dire. Certe specie, quindi tipiche di questo periodo, insomma. Tra le tante specie che possiamo incontrare, io mi riferisco proprio a questa qui, che ci tengo particolarmente a farvela conoscere perché è una specie pericolosa, una specie velenosa, e che spesso si può confondere con lo zafferano. Mi riferisco al colchico, questo in particolar modo è il colchicum bivone, o chiamato colchico di bivona. Ora, adesso noi ci avvicineremo, vi farò vedere proprio come si fa a distinguere un colchicum da un crocus, che invece è il genere in cui sono contenuti all'interno zafferano e, insomma, le varie, insomma, specie di zafferano. In Sicilia è presente allo stato spontaneo Crocus longiflorus, che è uno zafferano selvatico che comunque rappresenta, attenzione, un endemismo del sud Italia, quindi io vi invito sempre, per rispetto, di comunque non raccoglierlo. Questa è una specie velenosa, ripeto, questa è quella classica specie che mangiate una volta sola e poi non mangiate più, perché probabilmente non ci sarà una seconda volta, quindi fate molta attenzione a riconoscerlo. Adesso noi ci avviciniamo e vediamo i dettagli precisi per riconoscerlo. Allora, uno dei primi passi che bisogna fare per separare colchicum da crocus è proprio andare a contare il numero degli stami. Qui, come potete osservare anche dal video, se noi contiamo questi stami, che sono le cui antere, vedete, sono quasi, direi, perpendicolari rispetto al
al filamento. Ce ne sono 6. Già, questo è un passo importante. Se noi andiamo a contare il numero dei tepali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 6 tepali, 6 stami, già andiamo incontro, insomma, al genere colchicum. Invece, 6 tepali, 3 stami, andiamo verso crocus. Quindi è, diciamo, abbastanza semplice già attraverso questo primo passo, ma se proprio vogliamo andare ancora avanti e trovare altre differenze, Crocus presenta, ossia lo zafferano presenta, uno stigma, un pistillo con degli stigmi ingrossati a trombetta, slargati, di un tipico colore aranciato intenso. Voi vedete questi stigmi? Sono tipicamente filiformi con una colorazione biancastra, quindi già anche qui vi aiuta tantissimo. Alla base, Colchicum non presenta foglie, quelle che voi state vedendo sono di graminacea, quindi non c'entrano niente. Se voi scavate attorno, voi noterete che questa specie non presenterà assolutamente foglie. Invece, Crocus presenta delle foglie basali che sono presenti insieme alla fioritura. Basta questo per separare quindi due specie abbastanza importanti che spesso e purtroppo si confondono e che tra l'altro l'anno scorso hanno causato tra l'altro un decesso al nord Italia. Bene, continuiamo il nostro giro alla ricerca di questa benedetta Sternbergia. Carissimi, eccoci qui. Sapete perché sono contento e felice? Perché l'abbiamo trovato finalmente. Voi mi direte, Madonna, eccolo qui, in tutto il suo splendore. Guardate, 4, al massimo 4 centimetri di altezza, una piccolissima, ma così graziosa, ma è più che altro la sua rarità a renderlo così bello, così particolare. E soprattutto perché, come dicevo prima, ancora non avevo avuto il piacere di poterlo vedere, di poterlo fotografare. Sternbergia colchiciflora appartiene alla famiglia delle Amaryllidaceae, una famiglia rappresentata in Italia da circa 5 generi. Per farvi un esempio, Narcissus, in cui troviamo i narcisi, Galanthus, in cui troviamo i bucaneve, Leucoium, e poi abbiamo Pancratium, il famoso giglio di mare, ad esempio, appartiene alla stessa famiglia. Allora, in Sicilia sono riportate allo stato spontaneo due specie di Sternbergia, la Sternbergia sicula e la Sternbergia colchiciflora. La Sternbergia sicula ha una distribuzione abbastanza ampia, perché lo trovate abbastanza frequente, insomma, anche dalla fascia collinare fino alle quote un po' più elevate, che si differenzia soprattutto per le dimensioni. Una corolla molto più sviluppata, con dei tepali molto più larghi, un tubo corollino molto più sviluppato. Foglie che sono presenti comunque durante l'antesi. Invece qui abbiamo una corolla con dei tepali molto stretti, molto stretti e allungati, un tubo abbastanza nullo, foglie assenti durante la fioritura. Le foglie, ad esempio, in questa specie si iniziano a manifestare nel periodo primaverile. Ora ve la farò vedere da vicino, più che altro per rendervi partecipi di questo mio momento di gioia, ecco, va bene? Avviciniamoci.
volpe. Vabbè, vuol dire che sono stato il prescelto. Grazie. Carissimi amici, il nostro viaggio finisce qui. È stata una giornata breve, ma intensa. Abbiamo trovato tantissime cose interessanti, ma la Sternberger col chiciflora, scusatemi, ma era una vera e propria chicca. Io vi saluto e vi auguro, insomma, una felice continuazione. Cerchiamo di apprezzare, insomma, il nostro territorio, perché come potete vedere in qualsiasi momento dell'anno, dal livello del mare alle quote più elevate, la nostra amata terra ci regala dei momenti di gioia che sta a noi, semplicemente a noi, andare a recuperare. La bellezza è sempre dietro l'angolo, sta a noi prenderla per mano e, insomma, portarla nel nostro cuore. Rispettiamo la nostra terra e rispetteremo anche noi stessi. Volevo ringraziarvi perché controllando, verificando, nel nostro canale YouTube abbiamo superato i 500 iscritti, quindi per me già rappresenta una piccolissima tappa che, diciamo, mi invoglia ancora di più a, insomma, farvi conoscere questi aspetti del nostro territorio. Ora spero di potervi far vedere altri lati della Sicilia, magari zona dei Nebrodi, zona dell'Etna, quindi questo poi sta semplicemente a potersi organizzare bene. Per tutto il resto, grazie ancora, vi saluto e ci vediamo ad un'altra, in un'altra occasione, in un altro contesto, sempre parlando di flora spontanea. Ciao, alla prossima! Thank you.